Buongiorno a tutti ragazzi dal vostro Garta, la buona domenica, ore decisive per la nazionale italiana in occasione di questo ragazzi. Oggi un video inedito, vabbè, tanto inedito non tanto. Non so quanti di voi lo vedranno, ma non c'è nessun problema. Io ragazzi ci tenevo a sottolineare una cosa, a ringraziare soprattutto una persona come Gabe, che anche ieri sera per la seconda volta sono stato partecipe appunto della sua prima puntata alla Piazza dei Tifosi. Ma ragazzi non me lo dite come si pronuncia, perché sto ricoglionito appunto, mi sono appena svegliato, prendetevi un po' conto. E però comunque italiano è la Piazza dei Tifosi, è nato un bel progetto bilaterale tra me e lui, una cosa veramente fantastica, un ragazzo d'oro, un fiorentino ad hoc. Quindi ragazzi dopo vi lascio il link in descrizione appunto del suo canale YouTube, lui appunto è un tifoso viola, però ragazzi facciamo delle live straordinarie anche con altri amici appunto milanisti, romanisti e anche simpatizzanti squadre anche di alcuni anche di Serie B come la Regina. Ieri sera appunto ho conosciuto i milanisti sul web che appunto erano diciamo la proprietà della pagina, simpatizzante anche Regina. Quindi ragazzi è nato questo asse bilaterale anche con Luca Fantasia e Francesco del Milan, ho diciamo rifatto pace, tra virgolette era già fatta la pace, ma ufficialmente sul web abbiamo fatto anche la live con Asso che tra poco ritornerà anche sul mio canale. Però questo video volevo farlo appunto solamente per Gabe, che per ringraziarlo veramente di cuore, perché è un ragazzo veramente simpatico, ci si può collaborare, scherzare, condividere molte passioni sia sul web che fuori dal web. Quindi come si dice, quando una persona dimostra di essere valida è da giusto fargli questa sorpresa, perché questo video ragazzi è un video sorpresa, lui non se lo sa, tanto a quest'ora starà a dormire, che te frega, dormi ancora, tanto ancora sta a dormire. Scherzo, a parte scherzi, sì, perché lui vive in Canada, però è un ragazzo veramente unico. Devo dire che appunto ho stretto questa collaborazione da poco e fin da subito ho trovato la giusta sintonia nei progetti comuni, nelle strade comuni. Di solito a me mi convince sempre qualcosa, sempre meno alcune cose, invece quando vedo che le cose sono lineari, che conforma la tua linea per come sei, per come vai, allora a questo punto significa che praticamente è una persona valida. Che c'è da aggiungere ragazzi? Lui appunto porta tutti i contenuti della Fiorentina, una persona preparatissima sulla Fiorentina. Ma il nostro progetto praticamente partirà appunto sportivo a 360 gradi di tutte le squadre, tra cui parlerò anche appunto, come sempre ho sempre parlato, mai trascurando il Perugia Calcio, perché me lo porto sempre dietro con me, in ogni cosa ci sarà anche lei. Quindi tutto grazie a Gabe ragazzi, sta nascendo questo grande progetto bilaterale che poi vedrete il progetto mio che partirà tra un mese circa. Volevo solamente appunto fare questo breve video per ringraziare questo ragazzo appunto che ci tenevo proprio a farlo. Lui non se l'aspetterebbe mai, io invece stamattina tac, mi sono piazzato qua e io ho fatto appunto questa piccola sorpresa che ci tenevo in occasione proprio della finale di Italia-Inghilterra. Quindi siccome lì ti fanno tutti Italia come ti fate tutti voi Italia, questa sera anche io ti farò Italia, e quindi a questo punto era doveroso fargli questo video per poterlo ringraziare, mi sembrava giusto e doveroso farlo. Per questo ragazzi per il momento è tutto, ragazzi ci vediamo questa sera sicuramente per il post partita di Italia-Inghilterra, che lo farò con immenso piacere. Ciao a tutti e grazie ancora Gabe.